quella che il direttore artistico ha definito come la più grande manifestazione di jazz oramai che ci sia in Italia, cioè il jazz all'Aquila, non dimentica un elemento fondamentale che nasce come jazz italiano per le terre del sisma. Anche oggi siamo a commemorare un momento dolorosissimo della storia civica, cioè il crollo della casa dello studente e le sue vittime. È un fatto che comunque rimane solido, granitico, come sostegno del grande spettacolo nei confronti di chi ha sofferto e soffre. Ah, questo senza dubbio, non esiste nessuna programmazione del futuro, ivi compresa quella culturale, se non si ha la consapevolezza del percorso che è stato fatto per arrivare al punto in cui siamo oggi. Questo percorso racconta anche e soprattutto di grandi lutti, di grande dolore, di grande tragedia come quello della casa dello studente, ma anche un punto fermo del giro di boa in cui la memoria non è incapacitante, la memoria accompagna, la memoria aiuta ad andare avanti. Un tempo lì c'era lo scheletro della casa dello studente. Oggi non c'è più, c'è uno spazio vuoto che speriamo presto di poter riedificare attraverso il progetto che ha vinto il concorso di idee, fatto in collaborazione con l'Università dell'Aquila. Ecco, quello sì completerebbe, chiuderebbe il cerchio di una rinascita compiuta, con alcune cose da fare, ma che sicuramente può raccontare di una città diversa, trasformata, di una città viva. Città viva, appunto, senza soluzione di continuità con la perdonanza celestiniana, la città è densa e piena sia di aquilani che di turisti, e quindi questo diventa un momento ancor più forte come veicolo d'immagine della città. Sì, credo che il dato acquisito sia che non si tratta più di un turismo di curiosi, è un turismo ormai solido, lo dimostra il tempo di permanenza in città. Se fosse un turismo solamente andiamo a vedere a che punto è l'Aquila, andiamo a vedere se ci sono ancora le macerie, magari durerebbe il giro di una notte, e invece il prolungamento del tempo di permanenza fa pensare che ormai l'Aquila sia entrata a pieno titolo nei circuiti turistici che contano. Spetta a noi continuare a mantenerla viva, perché sicuramente gli eventi da un lato rendono più piacevole la permanenza di chi già è qui, ma dall'altro possono essere elementi di promozione per quelli che qui ancora non vengono, ma che magari decideranno di farlo anche per la vivacità culturale che l'Aquila sa esprimere. A fare un bilancio anche di questo jazz italiano per le terre del sisma che si svolge qui all'Aquila, una tappa successiva a quello delle altre terre del sisma che sono quelle in particolare marchigiane e laziale, possiamo unirlo come successo di pubblico e come successo di qualità degli eventi culturali con quelli della perdonanza? La qualità è assoluta ed è indiscutibile. Quello che mi piace sottolineare è la capacità che abbiamo saputo esprimere, stiamo esprimendo, di coniugare la sicurezza con la complessità. E quindi questo non è un evento singolo, questo è un evento multiplo, un evento che si realizza in più piazze, in più luoghi, talvolta anche contestualmente, quindi richiede non soltanto un grande sforzo di energie in termini economici e di risorse umane, ma anche una grande intelligenza nel saper lavorare con una pluralità di problemi sotto gli occhi, ma nel saperli affrontare con serenità e risolverli esattamente come stiamo facendo, esattamente come è la storia dell'Aquila.